Ok, allora stasera parleremo di OnCloud. Praticamente OnCloud è un applicativo che funziona sul web, il nome stesso dice qual è la sua funzione, cioè avere un'area di file storage sul quale salvare file, salvare attività, condividere documenti di vario tipo, multimediali, di testo, qualsiasi cosa. Cioè, praticamente per chi conosce un attimo di Cloud, fa esattamente le stesse funzionalità di quelli che sono repository ben noti, quali Google Drive, piuttosto che altri. La differenza è che questo lo si può configurare su proprie caratteristiche e anche installarlo presso la propria abitazione, quindi siamo, diciamo, un cloud personale, un cloud on site, chiamiamolo come vogliamo. Una cosa che diciamo, è abbastanza interessante su questo tipo di installazione è che programmini di questo tipo, utility di questo tipo, si possono installare non soltanto nei PC o server, ma anche in unità tipo la Raspberry. E questo presenta un grosso vantaggio, sapendo anche poi quali potrebbero essere i limiti di questa installazione, però il grosso vantaggio è che sia un dispositivo che, lasciato sempre acceso come ci si aspetta da un servizio di questo tipo, ha consumi estremamente bassi. Basta pensare, se io dovessi utilizzare una Raspberry 2, un oggettino che consuma poco più di 5 watt. Se dovessi usare la Raspberry 3 sempre con interfaccia Wi-Fi attiva, non arrivo neanche ai 10 watt, per cui diciamo avere un aggeggio qua sempre acceso, tutto sommato non è neanche un impatto energetico così rilevante, e in più mi dà i vantaggi, le funzionalità di avere un servizio cloud. Per cui vedremo sì questa sera come si fa l'installazione su un dispositivo tipo Raspberry, ma nulla cambia se lo stesso software viene installato su altri device, tipo un PC, un server, cambia ben poco, in particolare se si parla di distribuzioni Ubuntu-based. Vediamo un attimo questo software. Intanto, ovviamente, è un software open source. Quasi come tutti gli applicativi di questo tipo, ha due, diciamo, due direzioni di sviluppo. Una community, che è quella che utilizzeremo questa sera, la Community Edition, e un'Enterprise Edition, che è, diciamo, a pagamento in base al numero di utenti e un numero di installazioni. Chiaramente il fatto che si è differenziato su due significa che ci sono delle funzionalità in più sulla versione Enterprise rispetto a quelle Community. Diciamo, quelle più rilevanti sono, diciamo, l'autenticazione a più livelli, tipo quella che c'è ad esempio su WhatsApp, introdotta recentemente. C'è un workflow engine, e questo potrebbe essere anche molto interessante, nel senso che quando io metto un documento nel repository ed ho una serie di utenti, potrei richiedere una serie di prese di visione prima che il documento sia condiviso tra tutti quanti gli utenti interessati. Quindi potrebbe anche essere interessante a livello di azienda, di community di sviluppo o quant'altro. E delle notifiche anche, una gestione notifiche. Gestione notifiche che avvengono tramite l'invio di mail tra gli utenti che condividono un determinato documento. Cioè io aggiorno o inserisco un documento in un repository condiviso, a tutti gli utenti con i quali condiviso arriva una notifica dell'avvenuto inserimento o modifica del nuovo documento. Chiaramente qui uno valuta se ha interesse ad avere una soluzione piuttosto che un'altra. Diciamo che normalmente per un repository di file la versione community è più che sufficiente a soddisfare quelle che sono le esigenze medie degli utenti. Il sito è oncloud.org, lì se vi collegate lì potete vedere di tutto e di più su questo software. La release attuale alla settimana scorsa era la 9.2. Quella installata che vedremo è la 9.1, ci sono pochi cambiamenti, non molto rilevanti. È disponibile per tutte le piattaforme, Linux ovviamente, tutte quante le varie distribuzioni, Mac, Win, Mobile, lo si trova sia per quanto concerne i client, in particolare Android, Apple, BlackBerry, quindi praticamente poi vedremo anche come l'applicazione client aiuta ad interfacciarsi in maniera più efficace su questo tipo di oggetto qui, lo si può installare ovunque. E poi vedremo anche più avanti che ci sono vari sistemi per installarlo, per configurarlo e anche vari sistemi di pacchettizzazione. Ecco, una nota per i client praticamente sono degli agenti di sincronizzazione, cioè non è che ci sia un programma vero e proprio per la gestione degli utenti, profilare utenti e cose di questo tipo qui. La versione client ti dice seleziona questo
quel gruppo di utenti che ti interessano o quel gruppo di documenti che ti interessano, e lì avrai sempre la tua sincronizzazione con quelle che sono, con quello che è il repository server. Quindi anche a livello di mobile potrebbe essere utile, ad esempio, se dovessi condividere, non so, o dover salvare delle foto, dei documenti, cioè faccio la foto, sono connesso, si sincronizza. Quello che fanno anche Google Drive o altre cose, sì, Dropbox, sono utility che si trovano anche su questi pacchetti, la funzionalità è esattamente la stessa. Vediamo adesso un clone su Raspberry. Come dicevo, cioè installare questo oggetto qui su un PC standard, su un server, su un Raspberry, non comporta grosse differenze. La Raspberry ha quei vantaggi legati alla compattezza dell'oggetto e al bassissimo consumo se lo tengo acceso tutto il giorno. Chiaramente bisogna anche capire quali sono i miei obiettivi di avere un file storage di questo tipo. Ad esempio, se l'utente medio, cioè, vedo anche l'uso che ne faccio io. Ho un Dropbox, ho un Google Drive con la parte libera che va dai 5 ai 15 gigabyte e non ho esigenze ulteriori, probabilmente una soluzione Raspberry mi può andare bene. Mi può andare bene anche in che modo? Utilizzando le risorse minime che ha la Raspberry, cioè l'SD card. Dove è installato sia il sistema operativo che anche la parte di hosting dei file, oppure potrei decidere di avere anche un hard disk esterno collegato USB. Se fare una scelta o l'altra, anche qui dipende dalle mie esigenze, mi bastano una trentina di gigabyte per le mie attività, per i miei utenti. Se ho più utenti, la parte di storage che attribuisco a ciascun utente è sufficiente per soddisfare i loro requisiti. Se mi bastano, ne so, ho pochi utenti e ho a disposizione pochi gigabyte, diciamo che la soluzione SD card può essere quella che può andare bene, anche fino a 64 gigabyte. Però se invece ho bisogno, ho più utenti e voglio assegnare degli spazi maggiori, ovviamente l'SD card mi sta un po' stretta, per cui dovrei avere delle unità di storage esterne, quali un hard disk, che allora lo posso collegare e profilare via USB. Chiaramente la soluzione hard disk o la soluzione SD card ha anche un altro, diciamo, pro e contro. Uno è la compattezza, il contro è l'affidabilità del supporto. Non posso certo pensare di lasciare in maniera, pensare che siano sicuri al 100% i dati su un SD card, per quanto buona possa essere. Un hard disk che sia di quelli standard meccanici o quelli allo stato solido ha sicuramente un'affidabilità maggiore, tanto che anche se dovessi propendere per una soluzione solo tramite SD card, è vivamente suggerito di fare un backup periodico o dell'immagine dell'SD card o del database all'interno su un hard disk esterno collegato USB. Quindi vale la pena sempre prevedere una seconda copia dei miei dati, soprattutto se sono dati ritenuti rilevanti, importanti. Ecco, per quanto concerne l'SD card è consigliabile avere una classe 10, 80 megabit secondo come velocità di scrittura, soprattutto se devo trasferire file di dimensioni grosse, anche che se il collo di bottiglia non è tanto l'SD card, ma è la connessione con la quale arrivo all'SD card. Per cui, dato per scontato che sia buona quella, avere una buona velocità di connessione sicuramente aiuta, anche perché gli 80 megabit per secondo è la velocità massima che viene data. Normalmente se si arriva 20, 30, forse 40 è già tanto. Usare la PI 2 o 3 c'è poca differenza come velocità del supporto. Il vantaggio della 3 è che ho la connessione wifi, per cui è più indipendente l'oggetto nei vari punti dove lo voglio installare. Mettere un hard disk esterno chiaramente significa anche aumentare quelli che sono i consumi del mio sistema. Un hard disk esterno, cioè un qualcosa di meccanico che gira e consuma, cioè consuma più l'hard disk che la Raspberry. Anche qua una scelta singola che uno può fare, ecco. Basta sapere che ha questa controindicazione e ci vuole quindi un alimentatore esterno normalmente, anche perché le porte USB di una Raspberry non arrivano a dare tutte assieme più di 0,6 A, per cui neanche posso prendere anche un hard disk di quelli portatili e attaccarli fine. Se funziona, funziona in maniera intermittente, per cui non ho una connessione sempre sicura. Conviene sempre che ci sia un'alimentazione esterna che faccia da supporto all'hard disk senza caricare tutto sulla Raspberry. E
C'è una soluzione alternativa a queste due, pensata dalla Western Digital, il WDPI Drive, che è un hard disk meccanico che si può collegare direttamente alle porte USB del Raspberry e a basso consumo ed è stato studiato proprio meccanicamente per la Raspberry Pi. Infatti il nome WDPI non è un caso. Il costo non è eccessivamente alto, ha taglie che vanno tra 250 GB e 1 TB. O si può collegare alle porte USB oppure volendo anche gli si può dare anche lì l'alimentatore esterno. È un buon compromesso, buona capacità, basso costo e consumi ridotti e buona affidabilità meccanica. Sempre la Western Digital dà una soluzione che chiama anche SSD, in realtà non è proprio un SSD, almeno da come l'ho vista io. Fornisce infatti una schedina, che è la schedina dove c'è il sistema operativo e l'on cloud già configurato e installato, è quello che chiamano SSD, in realtà una chiavetta USB che va proprio inserita nella porta USB, che è l'unità di storage che arriva fino a 64 GB. Il costo è quello più o meno dell'hard disk. Anche qua, diciamo, scelta di che strada prendere. Diciamo, questa soluzione è sicuramente più economica dal punto di vista energetico, ha meno capacità rispetto all'altra, per cui anche qui la scelta va fatta in base a quello che è l'obiettivo della mia unità di storage. A livello casalingo credo che 64 GB siano più che sufficienti, anche diciamo, per i più esigenti. A livello aziendale sicuramente no, ma ci sono sicuramente si possono adottare soluzioni differenti dalla Raspberry Pi. Così, adesso vediamo come si installa. Allora, l'installazione che vedremo questa sera è stata fatta su una Raspberry Pi, installato il Raspbian Pixel, praticamente l'ultima versione, su una Pi 3. La versione installata è la 9.1, praticamente non proprio l'ultima, ma ripeto, le differenze non sono un granché. Per velocizzare tutte quante le attività, ci collegheremo praticamente su una Raspberry che ce l'ha già, cioè praticamente faremo un collegamento SSH sulla Raspberry che ho installato a casa mia, dove è già tutto configurato, per cui vedremo già i punti come sono stati fatti e discuteremo su come questi sono stati realizzati e quali sono le configurazioni minimali da fare per poter far funzionare subito questo oggetto. Infatti se adesso, vediamo, dovrebbe essere questa. Un'altra che chiudiamo l'installazione, eccola qua. Ecco, praticamente adesso siamo collegati in SSH alla una Raspberry Pi remota, la mia di casa mia, praticamente dove abbiamo già installato e configurato con le configurazioni di base l'on cloud. Per cui adesso vediamo un attimo come si procede. Vediamo un attimo il file system, ingrandiamo anche la finestra, si vede un po' meglio, ok. Passiamo nella directory PI. Allora, si scarica il pacchetto, cioè è un pacchetto TargZ, un compresso praticamente, lo si scompatta e lo si scompatta dove lavora il server web, cioè in var. Scusa, è dal repository ufficiale o da Repository ufficiale. senza il No, comando? no, adesso, oddio, si può aggiungere, anche qua, ecco, poi vedremo, ci sono vari sistemi. Si può aggiungere praticamente i repository, praticamente, oppure mi collego al sito del distributore del pacchetto software, uncloud.org, mi scarico il mio pacchetto compresso, lo decomprimo e lo metto lì. Pro e contro di questo, praticamente il pro è che è immediato, scarico, configuro e non mi preoccupo di niente e lascio la configurazione così com'è. Dall'altra parte, diciamo, potrei avere il rischio che determinati plugin, vedremo, con gli aggiornamenti potrebbero più non funzionare se faccio gli aggiornamenti automatici. Poi vediamo un attimo questi dettagli qui. Il vantaggio è che quando lancio gli aggiornamenti di sistema, essendo nei repository, chiamiamoli così, di terze parti, anche l'on cloud, si aggiorna anche quello. Quindi se faccio apt-get upgrade si aggiorna tutto, anche quello lì. Ecco, quindi in Raspbian Pixel, in var www, decomprimo il mio pacchetto sotto la directory HTML. E qua, questo qua altro non è che il mio pacchetto decompresso qui sotto, qui nome on cloud, gli si può cambiare tranquillamente nome, e lo si decomprime.
Fatto questo, diciamo, il grosso del lavoro è fatto, mi viene da dire, non ci sono. Quindi non serve la piattaforma Ampl? Le piattaforme, no, beh, si può usare anche le piattaforme, beh, poi servono le altre cosettine, sì, serve l'AMP praticamente. Adesso torniamo un attimo qui. Dove è finita? Eccola qua. Praticamente siamo a questo punto qui. L'abbiamo preso, decompresso e messo praticamente nella directory dove lavora proprio il web server. Quindi lo si vede qua, ricordarsi che deve essere messo sotto bar www.html. Nelle versioni precedenti di Raspbian veniva messo sotto bar www e basta. Praticamente, volendo, lo si può fare ugualmente così, facendo dei link simbolici, però cioè, trovo anche abbastanza inutile complicarsi la vita, lo mettiamo lì e fine della cosa. Chiaramente, come suggeriva Stefano, adesso ho il pacchetto lì, però il pacchetto per funzionare ha bisogno di alcuni prerequisiti. Abbiamo parlato di web server, ci vuole praticamente il web server, Apache 2 in questo caso. Normalmente, quando si installa Linux, c'è. Difficilmente non lo si trova. Se non ci fosse, sudo apt-get install Apache 2, fine, e lui si installa da riga di comando oppure dei repository, dei repository standard di Ubuntu in modalità grafica, non c'è problema. Cosa molto importante è questa. Visto che parlo di web server ed ho preso e scompattato tutto quanto il mio oggetto sotto nell'area di pertinenza del web server, chi è che lo utilizza questo? Il web server, per cui devo dare i diritti praticamente di utilizzo a quello che è l'utente web server che in Linux, in particolare Ubuntu, si chiama www-data. Pertanto a tutto l'albero dovrò dire guarda che il proprietario e il gruppo sarà www-data. Allora per cambiare questa proprietà che se io copio e basta a quella mia dell'utente che ha fatto questa operazione, che potrebbe essere root se l'ho fatto come root, oppure l'utente generico se l'ho fatto come utente generico, devo dare il comando, il solito chown -r, -r significa ricorsivo in tutto l'albero dei directory, e cosa? Quindi proprietario www.data, gruppo www.data, a chi? A var www.html, cioè tutto quello che è sotto lì, lo do in pasto praticamente all'utente Apache. Chiaramente, quando parlo di applicazioni web, ci vuole il web server Apache, ci vuole il PHP, in questo caso PHP 7, con tutte le sue dipendenze. Adesso io qua ho messo questa. Perché ho messo questa? Perché erano quelle che a me mancavano nella mia configurazione attuale. Infatti, se prendete copia e incolla questa, mi installa tutte le dipendenze che servono per gestire sia i database, sia le varie interfacce e tutto quello che gli va dietro. Fatto ciò, si riavvia il servizio Apache, quindi anche qua i soliti comandi, service restart Apache 2, e vedo che tutto quanto si è riavviato e funziona correttamente. Attenzione, qua ho detto che ci sono tutta una serie di dipendenze. Se non li soddisfo tutte qui, e non lo so a priori, nessun problema. Quando per la prima volta lancerò OnCloud, mi fa un test su tutto quanto è a posto e mi dirà, guarda che mi manca, che ne so, PHP 7.0-common, cioè dice quali mancano, uno le vede, non si preoccupa, sudo apt-get install, PHP 7.0-common e le installa, installa man mano una alla volta fino a che non spariscono le segnalazioni che mancano. Allora, tutto un servizio di cloud, una volta sistemato l'impianto del web server, si basa su un database, cioè tutte le informazioni dei file che butto dentro, degli utenti e tutta la gestione viene fatta su database. In questo caso praticamente ho scelto MySQL, ma si può utilizzare anche un altro database, non è obbligatorio usare MySQL. Installare MySQL è semplice, basta installare MySQL Server e MySQL Client. Quindi anche il comando è il solito sudo apt-get install MySQL Server MySQL Client e installa questi due pacchetti. Durante l'installazione di MySQL vi verrà richiesta la password di amministrazione del database, fondamentale questa qui, fondamentale, e quindi la si dà,
e la si nota da qualche parte, perché questa qua sarà quella che mi consente di fare manutenzioni anche backup. Infatti non è obbligatorio farlo, ma è consigliabile installare phpMyAdmin, che è praticamente un tool di gestione database. Quindi se voglio salvarmi il database, esportarlo, tutte attività di questo tipo, mi richiede proprio la password di root. Per cui conviene configurare correttamente il database, prendere ben nota della password di root per il database, che non è la password del database che utilizzerà un cloud, ma è la password di gestione di MySQL, di tutti i database che utilizzerò sotto MySQL. Diciamo, fatto questo, ho messo tutti i pacchetti più importanti che servono. Per cui da un punto di vista software dovrei avere risolto tutto quello che serve per fare funzionare il pacchetto onCloud. Una piccola parentesi, cioè il cloud, quando è che è utile? Sicuramente non è di un'utilità mostruosa se lo tengo soltanto a livello locale a casa. Cioè vuol dire che mi collego col PC e sono qui quello che ho nella mia rete domestica. La grossa utilità la si ha quando sono fuori dalla mia rete abituale, quando mi trovo ad esempio in reti diverse oppure proprio fuori dal mio dominio, quindi completamente all'esterno. Quindi è lì che posso sfruttare effettivamente le capacità del cloud. A questo punto dovrò anche pensare come gestire tutti quanti gli accessi di più utenti, sia dalla rete interna, sia da esternamente e da vari dispositivi. Quindi primo prerequisito fondamentale è che si sappia come raggiungere il PC che ospita questo pacchetto, cioè il web server in se stesso. Pertanto, come condizione fondamentale è avere un IP statico nel mio PC. Cioè non potrò mai fare un servizio di questo tipo in DHCP. Quindi io devo dare necessariamente un IP statico a livello proprio di macchina. Un IP statico che corrisponde a un IP ammesso nella mia rete locale. Per cui adesso, nel caso di casa mia, che ho messo come subnet 2, avrò 192.168.2, in questo caso la scheda è un 40. Infatti, lo si vede qui. Static IP address 192.168.2.40, che sia cablato, che sia wireless, non cambia niente. Nella Raspberry Pi, anche configurare l'IP statico, soprattutto anche con Raspbian Pixel, è semplicissimo, c'è proprio il tools, mi viene da dire impropriamente, quasi ancora più semplice di quello che sei abituato, sia in Ubuntu quasi che anche in Windows, che è proprio piccolo tools, configurazione, subnet e router e basta, praticamente. È più semplice, diciamo che è molto più semplice configurarlo via Wi-Fi. È un anno che si aggiorno, ma non ho fatto. Io ho visto proprio due click e non ho fatto proprio nessuna fatica. Ho usato il tools grafico e normalmente i tools grafici non sempre andavano a buon fine, bisogna sempre metterci le mani nei file praticamente. Mentre questa volta è andata via dritta, infatti sono stato quasi stupito da questo. Ho detto, bene, cioè, buona cosa. Ecco, vedete, no, che ci sono due punti fondamentali a livello di rete. Uno è l'IP statico della scheda che ospita onCloud, o del PC che ospita onCloud. L'altro è il router che mi fa tutti gli stradamenti verso questa scheda. Per cui questi sono aspetti fondamentali, cioè quello che è il gateway, per intendersi. Definiti questi, praticamente ho definito tutto. E qua praticamente c'è un file di dhcpcd.conf che è di Raspberry, ho preso questo perché qui si vedono proprio dove il tools di configurazione va a scrivere quei dati di configurazione, cioè questi non li ho scritti io a mano, li ha fatti proprio il tools di configurazione. Esatto. Detto questo, questa è condizione necessaria ma non sufficiente, cioè con queste configurazioni io lavoro nella mia rete interna, ma se sono dall'esterno, allora se ho un contratto con, diciamo, con una struttura telefonica che mi dà un IP statico, soltanto sono dei contratti business, non c'è problema, è sempre quello, una volta che lo definisco so come arrivarci. Normalmente per i contratti standard, quello che ho io, il contratto fibra telecom,
mi cambia periodicamente, sicuramente mi cambia ogni volta che accendo e spengo il dispositivo, ma cambia anche periodicamente durante il giorno. Per cui ho bisogno di un qualcosa, un qualcuno che dica, guarda che adesso se ti colleghi da fuori, che dica ai client, guarda che l'indirizzo a cui devi andare è questo. Allora c'è un servizio gratuito che fa questo, che si chiama praticamente NoIP. NoIP è un servizio nel quale ci si registra ed ha un dominio, praticamente, chiaramente con il dominio gratuito, cioè uno, non è che ne possa fare tanti, da un dominio con dei riferimenti al fornitore del dominio, però vabbè, cioè uno lo accetta e fine, il quale si occupa di risolvere il cambio di indirizzo a quello che è che mi assegna la Telecom, per chi ha Telecom oppure per chi ha altri provider del servizio DSL. Per cui se lo legge, te lo rindirizza e che per chi va fuori vede il dominio. Nel mio caso ho fatto un dominio che si chiama alexlinuxv.ddns.net, ecco il punto ddns.net, sono quelli che praticamente le appendici fastidiose, chiamiamole così, della parte gratuita. Se uno prende e fa l'abbonamento a pagamento, a parte avere più domini, ci sarebbe solo Alex Linux V e basta, quindi molto più semplice e lineare. Altro fastidio, che quello gratuito, ogni 30 giorni ti arriva un messaggio, conferma che vuoi andare avanti ancora con l'abbonamento gratuito, devi dire sì, confermo e vado avanti. Anche qua uno scelte, una volta ogni 30 giorni, 12 volte all'anno, va bene, ci sta per l'uso che ne faccio io, poi chiaramente. I costi non sono molto alti, si parla, pare una trentina di dollari, quindi non è che siano costi mostruosi. Uno poi, ognuno si fa i suoi ragionamenti in base a quello che vuol fare e vede come gestire la cosa. Che senso? Per avere praticamente la parte senza registrazione ogni 30 giorni, conferma di registrazione ogni 30 giorni, per cui sommato, in più c'hanno anche più domini a disposizione, che ad esempio io potrei avere adesso, che ne so, un dominio per il cloud, potrei farmi un altro dominio per il sistema di videosorveglianza, un altro per che ne so, il mio sito web, quindi farebbe comodo fare una cosa del genere, cose, vabbè, scelte che uno fa. Quindi una volta registrati c'è anche questo servizio che risolve la variabilità dell'indirizzo che mi dà il provider. A questo punto ho tutti gli elementi che mi dicono, che mi consentono di fare tutti quanti i collegamenti. Una cosa è che questo dipende dalla router che si è installato, perché per esempio questo Telecom lo prevede. E questi servizi di solito, a meno che ricordo solo Dix, ce n'erano 3 o 4 di cui nessuno era avuto, erano stati passati a pagamento, dunque questo tipo di servizio cui il modem stesso, che è proprio la comunicazione, non era disponibile, dunque bisogna solo passare alla soluzione. Esatto. Ecco, per fortuna, diciamo, qualora uno avesse un modem, un provider che non dà questo tipo di servizio, c'è la scappatoia. Comunque è meno efficiente, ma c'è, e la vedremo anche dopo. Devo dire, il router Telecom che ho provato io, il router in fibra, ce l'ha, devo dire che è anche ben configurabile, niente da dire da questo punto di vista. Ora, andiamo avanti nella configurazione del router. Chiaramente nel router ci sono, cioè devo mappare le porte e anche far capire dove mi collego, a quali porte mi collego. Allora, parlando di servizi web server, praticamente la porta incriminata, quella utilizzata, è l'80. Per cui io devo utilizzare la porta 80, però è buona cosa non collegarsi da fuori proprio con la porta 80. Viene dire uso un'altra porta, la 1571, e la reindirizzo nella porta 80, giusto anche per non far capire al mondo che lì c'è un servizio, chiamiamolo così, interrompibile per chi ha voglia di interrompere, anzi di senza inter praticamente. Tanto che ho visto anche io una volta, facendo un attimo un po' anche di analisi sugli accessi alla rete, mi sono trovato, cioè proprio, c'è migliaia di accessi che, perché non erano mica miei, fatti da sistemi automatici. Quindi cambiando solo il numero di porta, spariti. Che magari ci sono dei sistemi che fanno delle ricerche sulle porte standard, che sono normalmente, cioè, l'80, la 22, la 20, dove ci sono tutti quanti i servizi, per vedere se qualcuna si può bucare.
Quindi diciamo un minimo, il minimo, minimo proprio sindacale per avere un po' di sicurezza è quello di prendere una porta casuale non utilizzata, tra quelle diciamo ammesse disponibili, e reindirizzare come si chiama port forwarding, port mapping. Allora, se si guarda qua, no? Allora, quello che vedete qui è il servizio, beh qua ho mascherato il servizio di videosorveglianza, giusto per se ho un mango mezzo lug che si attacca alle telecamere di casa mia, che non sa cosa fare, no? Allora, evitiamo, avevo detto, va. Praticamente c'è l'indirizzo statico che ho dato nella mia rete interna al Raspberry, che è il 40, la porta interna è la porta che effettivamente utilizza questo servizio, l'80 per la parte web server, che è quello che utilizza OnCloud, e la 22 che è quella utilizzata per l'SSH. Infatti è per fare manutenzioni, installazioni, cioè non uso, cioè l'interfaccia grafica di Raspberry l'ho vista una volta perché quando ho configurato, ho provato a usare il configuratore per la rete, dopo cioè il video l'ho proprio staccato, cioè si va via sempre in SSH, e questo qua è praticamente, sono collegato in SSH, vedete qua come root alla mia Raspberry PI3. Quindi è questo che utilizzo, ed utilizzo una porta praticamente, in questo caso mi pare la 1571, sì, è reindirizzata su questa qua. Ecco qua, vedete ancora che è la porta 22, qua non ho ancora cambiato indirizzo porta. E la porta esterna, ecco, nel port mapping, quando si entra qui, lui si dice, guarda che questa porta qua, la rinomino, utilizzo la 1571, per cui tutte quante, quella che fa il router, tutte quante le richieste che arrivano alla porta 1571 vengono reindirizzate alla 22, all'indirizzo che ho impostato. Qua s'arrangia il router, è completamente trasparente. Infatti quando io scrivo per collegarmi, come vedremo tra poco, al mio OnCloud, scrivo www.alexlinuxv.ddns.net, io non faccio altro che collegarmi all'indirizzo che mi dà il provider in quel momento, alla porta 1450 che viene indirizzata all'80, all'indirizzo, al servizio 80 della scheda 192.168.2.4, che è quell'indirizzo lì. E tutto il gioco si fa su questo qua. Ecco qua c'è l'esempio, ad esempio, su come collegarsi in SSH. Uno si può usare da terminale, oppure può utilizzare l'utility putty, che io uso quella che è più rapida, mi sono memorizzato la configurazione, per cui diventa anche più rapido da utilizzare. Per cui PI è l'utente, in questo caso PI l'utente Raspberry, nome dominio, nel mio caso alexlinuxv.ddns.net, porta 1571. E do il collegamento via diretto, che è quello praticamente che ho fatto qui. Quando mi sono collegato con il putty. Eccola qua, vedete. Tra l'altro qua vedete che non ho utilizzato l'indirizzo, quello, ma ho utilizzato proprio l'alias fatto del servizio NoIP, in questo comando qua, che si vede. La password la dai a mano? La password la do a mano, delle sì. Uno può anche parlare, anche memorizzare le password, ma conviene sempre darle a mano, le password conviene. Perché io ho provato che si può spedire la password sul Raspberry, no? E automaticamente riconosce chi è che ha mandato. Sì, si può fare. Senza dover ogni sì. Volta, quindi su MC ho messo che se io faccio MC sinistra, per esempio, vado giù, apri, provo a aprire, o destra, quello che vuoi, no, in alto, menu di destra, menu di sinistra. Sì. Clicca, ecco la connessione shell, uh-huh. Dentro lì c'è l'indirizzo automatico, quello che hai scritto tu è, sì, no? Ok. E lui va direttamente su quella cosa lì, perché il certificato è stato spedito, sì. E riconosce che il computer che sta chiamando ha le credenziali. Credenziali richieste. Sì, sono vari, ma anche più per pigrizia la mia, per fare le solite cose allora. Allora, abbiamo visto un attimo quelle che sono, diciamo, le configurazioni di base per poter utilizzare l'oggetto. Cioè, ripeto, l'esempio qua è Raspberry, ma cioè, se dovessi installarlo qui in questo PC sarebbero esattamente le stesse considerazioni. Ci sono alcune cosette da sistemare ancora comunque. Siamo ancora nella fase di configurazione. Abbiamo visto praticamente i diritti d'accesso, abbiamo visto i pacchetti che servono, gli indirizzi IP, le porte.
E dopodiché abbiamo visto cosa anche, cioè vediamo cosa potrebbe succedere se il mio router non dovesse supportare il servizio NoIP. Ad esempio, il vecchio router site, come che avevo io prima di quello Telecom, supportava DIN DNS, che poi non faceva più servizi gratuiti, per cui non avrei potuto fare niente. Però si può. Esistono dei client che si chiamano DUC, cioè Domain Update Client, che è un software che installo localmente nel PC. Cos'è che fa questo software praticamente? Altro non fa che leggere l'indirizzo che il provider mi assegna e mandarlo a NoIP. Chiaramente tutto funziona tanto come se ci fosse, però chiaramente non ha la stessa efficacia perché quel servizio NoIP previsto dal router appena cambia nel giro di secondi, praticamente il tempo che ci sia la transazione, ho tutto quanto aggiornato. Qui non è così, perché il client mi dice: come vuoi che mandi le informazioni? Una volta al giorno, ogni quarto d'ora, ogni 10 minuti? Dipende da quanto il mio indirizzo cambia. Io potrei mettere, supponiamo, ogni mezz'ora mando via il pacchetto dati. Se dopo mezz'ora e un secondo mi cambia l'indirizzo IP, io sto praticamente mezz'ora meno un secondo senza poter più comunicare con il mio sistema di cloud fino a che poi non rispedisce l'indirizzo aggiornato. Questo è il limite, diciamo, del servizio client, però piuttosto di niente posso accettare anche così. Questo non l'ho installato, però insomma è un servizio client semplice, lo si può anche qua scaricare con questi, con queste istruzioni qua, cioè, installare e configurare. Se il vostro router non dovesse supportare, diciamo, il servizio NoIP, che mi sembra anche che sia l'unico gratuito ancora che gira, che onestamente non ne ho trovati altri. Altra cosa che mi sono accorto quando ho fatto la prima installazione e tutto convinto che andasse bene, ho provato a collegarmi, non mi collegavo, cioè non funzionava, come praticamente non riconoscesse le credenziali di accesso. In effetti, poi leggendo i forum e le istruzioni, il motivo c'era. Nel senso che devo lavorare a mano qua. Linux prevede, diciamo, bisogna abituarsi, cioè, che è anche utile perché si capisce perché le cose funzionano in questa maniera qua. Cioè, io devo dire al mio sistema in un file di configurazione, c'è cioè una config.php, quali sono gli host praticamente, che io, cioè, gli host, ho sbagliato, i domini per me, che per me sono autorizzati, autenticati alla connessione al mio sistema di cloud. Adesso qua c'è l'esempio, ma adesso lo vediamo magari in maniera reale sulla Raspberry in funzione adesso. Praticamente, allora siamo in non cloud. Config.php e guardiamo un attimo i file di configurazione. Allora, qua da una parte c'è un vettore di stringhe, il quale che lo posso espandere come voglio. Infatti, quando aprite questo qua, vi trovate soltanto 127.0.0.1 in localhost praticamente, che serve a poco, cioè nel senso che se mi collego solo internamente dal PC in cui è installato mi funziona, cioè che avere un cloud in questa maniera qua praticamente è totalmente inutile. Quindi ho tolto via il 127.0.0.1 nella Raspberry perché per il motivo che vi dicevo prima, che della Raspberry non mi collegherò mai da tastiera, cioè non è neanche la tastiera, è una scatoletta messa da una parte in giro per casa, collegata a wifi e è solo attaccata alla presa di alimentazione, quindi portabilissima, molto comoda, però ho dovuto dire praticamente quali sono gli host ammessi, i domini ammessi. Beh, uno ho messo quello su di default quando ho fatto le prime prove, punto 40, e dopo ho messo effettivamente quello che è il dominio che utilizzo, cioè quando arrivano richieste da alexlinuxv.dns.net le deve accettare, per cui tra i domini autorizzati trusted ci sarà questo. Se ne avessi più di uno, metterei 2, 3, 4, cioè allungo le dimensioni dell'array mettendo gli altri domini. Ecco, nel file config
vedete praticamente altre informazioni, cioè il tipo di database, la versione di un cloud installata, il nome del database. Ecco, quando si fanno installazioni su MySQL, cioè il famoso database per il quale ho definito la password di amministratore all'inizio, e creo dei database, perché adesso ho un cloud, potrei avere anche altre applicazioni, altre applicazioni di utilizzo, tipo delle wiki, potrei avere tipo quelle che abbiamo fatto di Linux Day, sulle sue temperature, altre cose di quel tipo lì, più database, e vivamente consigliato di dare il nome del database al nome dell'applicazione, in maniera tale che poi sia facile a livello di amministrazione capire cosa devo salvare e cosa no. Quel database host sta su questa macchina, cioè localhost praticamente. Il database user, cioè l'utente del database, è questo qua, OCAlex, un cloud Alex, e la password, chiaramente la password è criptata nel database, fine, e altre configurazioni. Lì è previsto una macchina sola che può collegarsi, 192 in locale. No, beh, il 40 è la macchina, praticamente, è la macchina locale dove c'è il database, ma come collegamenti verso questa si può collegare chiunque, praticamente. Sì, quella è la Raspberry, l'IP statico della Raspberry questa, ma poi tutti quanti possono collegarsi, non c'è problema. Ecco, basta, e fai il config, c'è questo qua da cambiare a mano. Fatto questo, basta, praticamente, non c'è più niente da fare. Usciamo. Ecco, anche qua suggerito che quando si fa praticamente le modifiche config, salvare sempre i config originali, che potrebbe venire fuori qualche problemino. Dunque, altra cosa che potrebbe essere interessante vedere, eccola qua, questo qua è lo stesso, e qua vedete quando ho fatto delle prove, perché prima, per capire bene come funziona, ho voluto anche fare delle prove, ma mi sono fatto la stessa domanda, ma posso far accedere più host? Sì, infatti qua ho creato sempre a un cloud un altro host con un altro nome, AlexCloudV, mydns.me, perché mi consente la versione free di creare uno che si aggiorna automaticamente e altri che aggiorno manualmente. Per provare, posso anche aggiornarlo manualmente, ne ho provato uno e ho visto che mi collego anche con quello. Quindi ho capito, diciamo, come funziona la cosa. Andando avanti, si va da un browser qualsiasi, praticamente, e metto alla fin fine il mio bel indirizzo, in questo caso qua, alexlinuxvddns.net, a un cloud, e parte la schermata di configurazione che dice che database vuoi creare per fare il tuo cloud, e tu gli dici, a un cloud, invio, brum, fa il suo database. Quindi se lo crea, lo configura, crea tutte le tabelle, tutto quello che serve, prova ad avviare il tutto e se tutto va bene, tutte le indipendenze dei pacchetti PHP, MySQL, Apache sono state soddisfatte all'inizio, si arriva a questa schermata. Se qualcosa non è stato fatto, ti viene fuori, guarda che viene fuori questo, un warning, manca questa dipendenza. Si guarda qual è, copia, sudo apt-get install e la risolve fino a che non risolve tutti quanti i problemi. Se c'è qualche problema in particolare ostico, io francamente ho fatto questa installazione qui, l'ho fatta locale su questo PC, l'ho fatta su un'altra macchina virtuale, cioè sempre andata via di un liscio che c'è quasi allarmante direi, no? Scusa, ma allora, MySQL è trasparente, cioè non devo metterci le mani No, su no, quello. no, ma sì. Praticamente usando l'interfaccia Sa fa tutto automaticamente lui, si perché ha aggiunge. degli script proprio PHP che fanno tutto quanto loro. Cioè, devo preparare solo il database e l'amministratore del database. Esatto. Quindi sono informato, ma dopo non ho realizzato niente per paura di trovarmi in una No, no. situazione, insomma, magari che qua L'unica cosa che uno ci deve vogliono fare è mesi. installare MySQL e dare la chiave di root praticamente, e poi creare il database. Anzi, per creare il database ti chiederà, visto che lo devo creare, dammi la password, e qua bisogna buttarla dentro, e lui lo crea. Comunque è tutto guidato, è molto, molto intuitivo da questo punto di vista. Se si arriva qui, già posso utilizzare il mio servizio. Una nota praticamente, no, su quello che... Adesso io ho preso, cioè, cos'è che ho fatto? Ho preso il pacchetto, l'ho scaricato praticamente, decompresso, copiato a mano, cambiato i diritti, tutto quanto.
una strada, ce ne sono molte altre. Adesso non so perché hai visto l'inizio, quando ho installato il registratore praticamente di sequenze video nel PC, ho aggiunto praticamente un repository e ho fatto apt-get install su quei repository aggiunto. Ecco qua c'è anche la stessa cosa praticamente. Uno si può prendere quello che è il repository del pacchetto con la revisione che serve, aggiungerlo ai repository e poi fare apt-get install include. Fine. Altra strada. Sì, sì. Va via tranquillamente così. Il vantaggio di questo è che quando aggiorno, ci sono degli aggiornamenti, si aggiorna anche questo. Lo svantaggio qual è? Potrebbe essere, se mai si parla di svantaggi, se uso dei plugin, non detto che i plugin seguano gli sviluppi e gli aggiornamenti delle versioni del software contenitore. Potrebbe essere che qualcuno non funziona. Cioè, pazienza. Tu hai usato entrambi? No, io ho l'abitudine di scaricarmi il pacchetto, copiarlo, installarlo, configurarlo. Cioè, il motivo è che lo faccio... Ma c'è che qua tutto faccio per capire praticamente, no? Perché vedo le dipendenze e tutto quanto, cioè mi aiuta a capire meglio come funziona la cosa. Ma anche questo me lo garantisce, perché sì. Quando tu fai apt-get, vedi le dipendenze, se ci sono, se mancano, però sì. Potrebbero esserci in qualche caso. Non cambia niente dal punto di vista pratico, è il percorso diverso. Ognuno. Sì, sì, tale e quale, non cambia niente, non cambia assolutamente niente. Sulle distribuzioni Ubuntu based va via tutto quanto tranquillamente, esattamente nella stessa cosa. Ecco, sulla Ubuntu Mate, se c'è dalla versione 14.10, c'è la directory www.html. Dalla versione 14.04, se c'è quella lì, c'è www. Allora, la parte la copio sotto www. La 14.04 è l'ultima praticamente che ha LTS, poi dipende. Per cui ecco, bisogna stare. Cioè, infatti, anch'io qua la prima volta ho sbagliato, perché forse è abitudine, copio sotto www. Quando lanciavo per vedere mi dava error 404, cioè proprio non trovo niente. Infatti, poi ho pensato, è vero, c'è l'HTML perché è cambiato dalla revisione 14.10. C'è un'altra strada ancora. Sempre download, mi scarico una macchina virtuale già bella che è fatta, cioè, quindi non penso a niente, mi scarico una macchina virtuale, c'è la versione VMware e c'è la versione VirtualBox, quindi mi scarico l'OVA, poi file, importa applicazione virtuale, la lancio e viene fuori questa schermata e mi dice guarda che ti ho dato admin come utente e come password questa qui. Ti ho dato l'indirizzo praticamente localhost, questo qua, quindi uno deve scrivere o localhost 127.0.0.1 e via così, oppure utilizzi quello della tua macchina virtuale, lo vedete subito che 10.0.2.15 è proprio l'indirizzo delle macchine virtuali, fatti praticamente con il NAT interno alla macchina virtuale. Quindi fa così, dice ok, inizia e poi qua verranno fuori una serie di domande, metti il fuso orario, metti la regione, metti questo, metti l'altro, se la configura e parte. Scelte, anche qua. L'ho provata e funziona, infatti questa qua la utilizzerò in azienda, in un ambiente praticamente Windserver 2008 con VMware, dove verrà installata sta macchina qua, praticamente per fare accesso all'esterno, per condividere documenti tra le varie sedi aziendali. Questa qua è quella più pratica, poi viene backupato automaticamente e qua ci lasci, diciamo, qualche centinaio di giga disponibile. Le esigenze sono diverse, per quello dico, cioè è giusto capire quali sono le varie possibilità e poi uno fa una scelta in base a quelle che sono le sue esigenze. Cioè, a casa mia, una schedina a 16 giga per le 4 foto, documenti del cellulare, oppure se sono in giro per il mondo, avere la copia del passaporto che me la scarico nel telefonino, in caso di emergenza, potrebbe andare bene. Oppure della sede della polizia, ferma, e ho perso passaporto, telefono, tutto quanto, collegatevi lì, mi speravo che succeda. No, non esiste un'applicazione, è un'applicazione server web, i client sono agent di sincronizzazione,
Per cui anche il client che si installa su Android, quello che io su Android, mi dice che cos'è che vuoi sincronizzare? Questi file qua, li selezioni e lui li spara dentro quel tuo utente che è nato su OneCloud. Adesso, un computer tipo Windows mi creerà le cartelle come fa Dropbox? Tali e quali? Quindi mi crea le stesse cartelle? Sì, sì, uno si troverà in... Se io sono a scuola o in una città e mi attacco con il web della pesca, mi crea quelle cartelle? Certo. Infatti, devo anche stare attento a non lasciarle. Esatto, uno farà tipo, l'avrà in Windows, sarà in... Per questo chiedevo il portable, perché casomai me la passo la chiavetta o sul disco portatile. Uno se può copiare, ma normalmente quelle cartelle di cui faccio la sincronizzazione, uno se le trova in user, nome dell'utente, documents e via dicendo. Infatti, qua forse Bruno lo sa, perché nel lavoro che si sta facendo come LUG nelle scuole di Grisignano, Montegaldo, Montegaldella, loro usano OneCloud come repository tra gli insegnanti, per cui ogni PC degli insegnanti ha le sue cartelle nella propria home che sono sincronizzate con i propri utenti condivisi o il proprio utente definito nel server. Per cui uno se le trova lì, per cui un insegnante che aggiorna, che ne so, un piano didattico condiviso con più utenti, tutti gli utenti poi se lo trovano aggiornato da quell'insegnante nel repository di OneCloud. Quindi è molto usato, perché lo si è visto anche lì a livello, cioè è lo strumento di lavoro delle scuole. Per casa hanno un disco, allora quella scuola? Perché ha un server dove c'è un cloud e poi nei vari client ci sono tutte quante le singole applicazioni. Beh, questo qua le conviene vederle, le accenno così, ma conviene poi vederle facendo partire l'oggetto. Allora, ha un cloud, adesso abbiamo parlato di come è installato, configurato, poi lo vedremo anche operativo, no? Ha una serie di utility di base, praticamente, che fa da file server, tutta una serie di plugin utili, che adesso un attimo li vediamo, praticamente. Allora, le varie app, cioè, se uno va nell'app store, la cerca, e c'è OneCloud, che è questa iconcina qua. Ti chiederà il nome utente, la password dell'utente tuo di OneCloud che vuoi sincronizzare, e il gioco è fatto. Cioè, la si fa in secondi, praticamente. Adesso, è interessante vedere questo oggetto qua di cui abbiamo parlato, come effettivamente si comporta e funziona. Quindi tu prima devi aggiungere un utente all'interno dell'applicazione per dargli accesso. Non è che uno si collega. No, devo dire, anche perché nel mio OneCloud potrei avere 100 utenti. Quindi il mio client ne prende uno, oppure devo uscire e registrarmi come un altro client. Per cui me ne fa uno alla volta, giustamente, anche se no. Adesso allora, proviamo a collegarci su quello che è l'OneCloud che c'è a casa. Allora, nome utente, in questo caso Alex, password. Password. 1, 2, 3. Eccolo qua. Adesso praticamente ci si trova in quello che è proprio l'ambiente OneCloud. Praticamente sono entrato come amministratore, quindi vedo tutto e tutti i vari utenti. Adesso, giusto la prima cosa, è quando entro qui vediamo che utenti ci sono. Praticamente c'è l'utente, ci sono io e c'è la consorte. Praticamente ho fatto due utenti per metterli, giusto anche per fare delle prove. Ogni utente ho assegnato uno spazio. Adesso proviamo a creare, facciamo una prova, cioè, non occorre neanche leggersi il manuale, perché è così intuitivo che praticamente facciamo un nome utente, lo chiamiamo LUGV, password LUGV, ok, crea, è creato l'utente. Chiaramente l'utente per default viene assegnato un gruppo, praticamente il gruppo è il gruppo home, praticamente. Adesso è stato fatto, cioè c'è un gruppo home, gruppo admin, uno si potrebbe fare aggiungi gruppo, LUG, viene fatto il gruppo e poi posso assegnare, dire che l'utente LUGV
è il gruppo Lug. Scusa, devi fare a mano? Sì. Non è che puoi automatizzare da un file di testo, ce n'hai tanti. Probabilmente, penso che si possano fare gli script PHP, non sono capace a farli, ma penso sia tecnicamente possibile, ma di solito insomma gli utenti sì, cioè, profilano a mano. Sì, esatto, potrei fare degli script utilizzando proprio e lavorare sui database, però penso sia un bel casino. Cioè, assegno gli spazi, praticamente, diciamo un giga, basta, ho profilato il mio utente. Adesso c'è il vantaggio praticamente di avere il utenti e gruppi, è che posso gestire le condivisioni. Io posso avere un file condivisibile solo per gli utenti home, solo per gli utenti lug. Nel caso delle scuole, ad esempio, potrebbe essere dei file condivisi per la scuola media di Grisignano, condivisi per gli utenti scuola elementare di Montegalda, piuttosto che scuola elementare di Montegaldella. Uno potrebbe fare i gruppi, ad esempio. Oppure che le varie classi non si inquadrano una con l'altra. Dipende, poi uno se ne fa con la... Se le fa con la propria fantasia, praticamente. Cioè, non condividere con la propria fantasia. Esatto. Praticamente qui uno si configura e si profila quelli che sono i suoi gruppi. Può cambiare password, tutto quanto e via dicendo. Adesso praticamente si va in quelle che sono le utilità. Si va in quello che è il file system vero e proprio, dove io posso usarlo come repository. Qua ho fatto, ad esempio, c'è un cloud manual, e come esempio, ho buttato degli esempi, cioè di file proprio buttati lì per vedere come funzionano. Qua sono dei file banali, per fare l'upload di file basta fare aggiungi, documento, aggiungi, carica, poi uno può fare aggiungi cartella, file di testo, carica documento, la file system e fa l'upload. Cioè, come si fa con Dropbox con gli altri, non cambia proprio assolutamente niente. La cosa che è, diciamo, interessante è che posso condividere sia il file che il collegamento. Quando è che conviene l'uno, che conviene l'altro? Ad esempio, potrebbe essere che ho un filmato, ad esempio, e ti do l'autorizzazione per scaricarlo, ti do il link e poi ti do le credenziali d'accesso e te lo scarichi. Anche ai file, ad esempio in questo caso qua, condivisioni, non ce ne sono, però potrei dire, se ho fatto degli utenti, potrei dire condividi questo file con l'utente lugv, e lui, quindi chiunque si loghi con l'utente lugv ha questo file, però all'utente lugv al quale ho condiviso questo file, cos'è che gli faccio fare? Può modificare, può cambiare, oppure dice, no, non può modificare, decido io che attività dare a questo utente. Per esempio io con Dropbox qualche giorno fa ho trovato che mi hanno modificato dei file. Eh sì. Dovrebbe essere punto, se ti metto qualcosa lì, tienila e cambia per la parte tua, non cambiare quello che condivido. Quasi sono scelte che dico, guarda dico, no, non può modificare, faccio qui, lo puoi solo vedere, e uno se lo può prendere, vedere, scaricare, non gli faccio fare niente. Quindi le policy le gestisce chi? L'utente che ha il possesso del documento. Un'altra cosa, invece qua non ci sono gruppi, non si vuole condividere, è invece la distribuzione banale del file. Cioè, io voglio rendere pubblico, mi serve distribuire un file, lasciando perdere aver fatto i personaggi, cioè gli utenti o altro, posso comunque pigliare un file, uno di quelli che ho caricato, e condividere il link. Posso dire a qualsiasi persona, questo è l'indirizzo a cui tu puoi scaricare il file. Potrà far solo quindi. Però questo è abbastanza utile nel caso che va a distribuire a molte persone lo stesso oggetto.
senza andare a fare l'utente. Senza moltiplicarlo, senza fare. Io non faccio l'utente, adesso Alex vuole condividere l'esempio. Allora lui quello può fare, con il suo esempio, clicca di una forma, condividi con una stringa di testo che io posso mandargli o mandargli via mail, poi ci cliccate sopra, si apre Dropbox. In sola vista si scarica il file e finalmente ha condiviso il file con n mila persone, non ha voluto fare l'utente, non ha voluto fare nulla. E questo ad esempio in cose aziendali è molto interessante. Molto interessante, magari hai clienti o fornitori quali. Esatto. Quindi è versatilissimo. Vedete, cioè, aggiungere documenti è banale, carica. E si trascina. Esatto, tra l'altro si trascinano pure anche la funzionalità drag and drop, cioè per cui è veramente di un'utilità, cioè usabilità proprio come Dropbox e altri tools, quindi francamente lo ritengo decisamente un buon prodotto, questo qui. Posso fare una domanda? Certo. Mettiamo che io ho uno spazio web, no? Che magari ho già, che ne so, 2-3 giga di roba sopra, ci voglio installare questo? Se il provider prevede che ci sia spazio e possibilità. Sì, però dire, il materiale che è già sul server, come si fa a farglielo vedere? Bisogna importarglielo dentro a manina, in questo caso qua. Perché se non c'è prevista una modalità, qualcosa. Col link si può? Devo fare link, insomma sono database distinti. Il link di prima che iniziava. Sono database distinti, normalmente. Praticamente il file rimane nella sua entità e che viene, come si può dire, codificato praticamente come che ne so 0015476 eccetera e via dicendo. E poi c'è la partizione. Esatto. Cioè il file mantiene la sua fisicità, chiamiamola così. Però viene, diciamo, a livello di gestione database ha un suo codice vero e proprio. Se c'è il file di chiamamento sulla strada, non è che gli ci vuole sulla stessa carta di accesso, la stavola qua che le fai. No. Se ne fai dalla gestione. Sì. Cioè non viene caricato nel database. Solo criptato e il database tiene il link di dove. I file fisicamente ci sono, però cioè, se tu dovessi guardare quali sono i file, non capisci qual è example.dt, che troverai un file che avrà una sua criptazione, tutto quello che è, poi collegato al database tramite i suoi riferimenti. E si può clonare il database perché ci sia una copia di quel database? Sì. Certo, anzi è una delle cose consigliate ed è per quelle che conviene utilizzare PHP, MyAdmin o altri tools proprio per fare questa cosa qua. Addirittura, cioè quello che farò io, diciamo nel mio cloud casalingo, avrò un hard disk che periodicamente mi collegherò alla porta USB e non clono il database, clono tutte le SD. Sì, oppure condividere le SD. Esatto, facciamo esattamente così, siccome se si rompe tutta l'SD, non funziona più niente, quindi prendo, mi ricopio l'immagine dell'SD e riparto. Uno potrebbe fare questa attività qua a tempi ben specifici con cron esattamente, oppure anche manualmente quando in base all'importanza dei suoi dati, diciamo, possiamo dire la maniacalità di salvare dipende dall'importanza dei dati che ho dentro. Che normalmente, come logica, ho i dati nel dispositivo sorgente, ho i dati nel cloud o poi ho i dati nel backup, penso alle foto ad esempio, per cui se perdo quelli lì, dico pazienza, ho il backup dall'altra parte, quindi nel dispositivo sorgente, sapendo che io li gestisco così, per cui cioè, una volta a settimana, una volta al mese facciamo anche tutta quanta l'immagine. Ecco, chiaro che avere l'immagine salvata in caso di crash diventa molto più rapido ripartire, quindi cioè, mi rifaccio l'immagine in filo e riparto velocemente. Quindi cioè, il vantaggio è quello lì. Un'altra cosa, se clicchi su condividi collegamenti di un oggetto, non ho documenti che avevo, un cloud umano, c'è condivisione, condividi collegamento,
integro. Una cosa che mi ha fregato sempre quando lo facevo per lavoro è che nelle versioni precedenti di default metteva l'impostazione di data scadenza. Cioè quando si manda quel collegamento lì a cui qualsiasi persona che abbia quel collegamento può scaricare, gli si può dire ovviamente di proteggerlo con password, ma anche di dire fino a quando sarà disponibile. E questo mi ha fregato perché gli mandavo i documenti, io te li scarichi, passare la settimana dopo fare non c'è niente. Perché in automatico mettevo come data di scadenza, non so, di un paio di settimane, qualcosa di simile. Adesso ho fatto il contrario, gliela specifico. Lui decide scientemente se vuole. Però è una cosa carina, perché anche quando si condividono documenti o altro, si può anche decidere un lasso di tempo oltre a cui quella. Basta che ci sia un avvertimento. Mi pare che in passato usavo per spedire tanti file, usavo Tiscali, e guardando, non ricordo, spedizione grossi. E anche là ti dicono, quando arriva qualcuno, dalla posta elettronica arriva il segnale, c'è scritto hai 3 giorni di tempo per scaricare tutte queste fotografie che magari hai spedito. Io questo non lo so. Sì, questo qua praticamente allora qua ti copi l'indirizzo e ti infrittura bene. Credo che ci sia qualche plugin che automaticamente ti prepara anche una meta, no? Non so se ci mette anche la data di scadenza dell'oggetto, però diciamo che l'app amministratore ti toglie dalle brighe di dover ricordarti di spostare il file perché non lo vuoi più rendere disponibile, sai che dopo X tempo, anche se te ne dimentichi, comunque il link che hai dato non funzionerà più. È versatile. Sono molto confortato dalla semplicità che vedo, perché avevo due preoccupazioni. Uno era dover programmare magari in MySQL, che per me, e due era la sicurezza. Sulla sicurezza ci sarebbe un passetto in più da fare. Infatti qua non si vede, però io qua mi sono collegato in maniera non proprio ottimale. Ho usato un HTTP, non è che sia il massimo. Converrebbe utilizzare un HTTP, anzi conviene utilizzare un HTTPS. A questo punto qua per l'HTTPS bisogna creare i certificati SSL, praticamente, no? Ce ne sono di gratuiti, ce ne sono a pagamento, ce ne sono appunto quelli gratuiti, di solito sono non trusted, nel senso che verrà fuori, guarda che questo certificato non è attendibile, però sapendo che da come è nato, come uno se l'è fatto, dice sì, è attendibile, ci credo, che l'ho fatto io, e lo utilizza, ecco qua devo ancora farlo, non ho ancora provato a farlo questo, però sicuramente è una cosa da fare. Sicuramente lasciarlo solo in HTTP non è proprio una bella cosa pulita. Poi c'è una cosa che ti ho parlato anche la settimana scorsa, che siamo visti, che io avevo visto anche fail to bind, file 2 bind, che forse l'hai usato anche te. Questo qua segnala le persone che stanno usando e che entrano usando una password sbagliata e se le ricorda. E tu, credo che per default se lo ricorda 7 volte forse, o 6 o 7 volte, dopodiché lo mette nel libro nero. Non l'avevi fatto anche tu, Salvatore? No, ho capito bene, perché mi scrivo qua, se no non mi ricordo niente. E questo è quello che avevo visto come piccola protezione, come dire, puoi mettere anche 3 volte, 4, eccetera, però di fatto se le ricorda. C'è solo un piccolo particolare, che se per caso si spegne o parte la corrente, si azzera tutto la banca dati del libro nero e quindi dovresti avere una specie di backup per ripristinarlo, per appunto attivarlo. È molto robusto quello di S400 Pavarotti IBM, in cui uno mette 3 password, infatti l'ho messo a 100, se no ogni volta mi chiamano gli utenti 10 volte al giorno che l'utente è stato disabilitato, allora che fa proprio questo, cioè vedi quelli che sono considerati accessi sbagliati, a un certo punto blocca l'utente. Chiaramente, ecco, questa roba qua potrebbe succedere, non so, se utilizzasse solo un HTTP, potrebbe essere che ci siano tentativi di accesso, vabbè, adesso, anche se mi bucano i Raspberry con quello che c'è dentro, francamente non... Però sarebbe interessante usarlo, perché adesso è qualche anno che uso un hard disk, o più di un hard disk, che mi porto via, e dentro c'è la roba che mi porto.
e sarebbe più comodo se io non importassi più l'hard disk e fosse tutto in internet. E quindi dovrebbe avere una certa sicurezza. Dovrei avere una sicurezza. Sicurezza, ecco, c'è il. No. Chiaro che c'è un tipo di sicurezza, però aggiungo un grado di variabilità, no? Sì. Nel senso che ho sempre disponibile la connessione internet in qualsiasi punto sia, quello è il punto di domanda. Per cui se sono in situazioni vitali in cui devo avere sempre i dati, magari la chiavetta, per quanto poco affidabile hard disk, ce l'ho. Internet se non c'è, basta, ho perso qualsiasi collegamento ai miei dati. Quindi c'è un rischio che devo valutare sulla mancanza di disponibilità di servizio. E qua sono tutti i ragionamenti che uno si fa in base a quella che è, diciamo, cioè il contesto in cui si trova ad operare. Esatto, si è finiti. Cose interessanti, i plugin, no? Allora, alcuni sono lì per default di installazione, che è file, attività, galleria, cioè quando voi lo lanciate per la prima volta vi trovate questi tre, cioè file, attività, galleria, cioè vuol dire foto, attività praticamente è il log di quello che viene fatto. Esempio, adesso se vado in attività, è una specie di scatola nera, diciamo così. Hai rimosso il collegamento pubblico, hai condiviso a un cloud manual tramite collegamento, hai condiviso example su tutte le attività che sono state fatte. Anche chi vede, anche chi entra, chi lo apre? L'utente, praticamente l'utente vede le sue, gli amministratori li vede tutti, l'utente vede le sue. È praticamente la scatola nera delle attività che vengono fatte. E questo c'è anche per capire se magari ci sono più utenti, ah sì, questo ha cambiato, questo ha aggiunto, se ci sono file condivisi. Anche questo, anche quando uno va a vedere, sì, sì, se sì. Qualcuno entra, è entrato dentro. Vabbè, se è un utente che ho autorizzato, lo vedo. Certo. Altra cosa che c'è, ad esempio, galleria per le foto, ecco, questo è un plugin che ho aggiunto, il calendario, che è utile praticamente... in quanto è condiviso per gli utenti del gruppo, è funzione calendario, come ce ne sono tantissime altre. E ecco, facciamo adesso un piccolo passo sui plugin, ce ne sono tanti. Allora, applicazioni, la versione inglese si chiamano app praticamente, e sono qua, qua praticamente mi dice tutte quante le applicazioni che ci sono. Ci sono quelle ufficiali e ci sono quelle di terze parti. Ci sono quelle abilitate, tipo Activity, Collaborative Tags, Delete File, cioè tutta una serie di pulsantini che ci sono lì, che sono tutte quelle, chiamiamole standard, utilizzate ed ufficiali, che posso abilitare, disabilitare e via dicendo. Ce ne sono altre che potrebbero essere utili, ad esempio, ci sono... Perché hai attivato PDF? No, perché è già di default, nel senso che se io carico un file PDF e voglio vederlo all'interno di un cloud, me lo fa vedere, è molto utile. Una cosa che invece potrebbe essere un limite, così com'è, io faccio un documento, lo carico, questo documento è condiviso con altri utenti, l'altro utente lo modifica. Cosa succede? Che, se facciamo una prova, non so se la cosa è migliore, così poi l'esempio è più calato sulla pratica, andiamo in file, documents, prendo example, ovviamente gli ODT adesso me lo apre con LibreOffice, che deve essere installato. Eccolo qua, e file ODT, adesso uno potrebbe fare un qualcosa, modifica documento, lo sa, modifica 1, l'ho modificato, Lo salvo e lo salvo, vedete che non succede niente, cioè non è che io adesso lo posso, non sono dentro un cloud, sono nel mio PC locale, per cui se salvo, se faccio una modifica la salvo, sì, lui me la salva, praticamente me la salva da qualche parte e poi la devo ricaricare, cioè non faccio la modifica online, e qua potrebbe essere un po' una rottura di scatole, perché devo fare un'operazione in più. Sarebbe bello, come anche Google Drive, che potessi fare le modifiche e salvare direttamente lì. OnCloud consente questo con dei plugin. C'è un plugin che mi fa fare questo tipo di attività. Adesso qua chiudo, non salvo, non mi interessa ricaricarlo.
Allora, andiamo nella zona plugin, quindi app. Productivity. Allora, c'è. Ma con contacts cosa sono? I contatti? Sì, penso di sì. Contatti di un cloud oppure contatti in generale? Vediamo quello che dice la descrizione, infatti sto qua non l'ho usata. Sostituisce i vecchi contatti del cloud 9 con questi, praticamente lavora sui contatti interni del cloud, questa qua a vederla. Ah. Cioè, voglio dire, non c'è un plugin con la quale uno riesce a gestire la propria rubrica personale dei contatti? Potrebbe esserci. E che magari fa la sincronizzazione. Può darsi che ci sia. Cioè, si esce da Google in questo modo. Sì, potrebbe essere che ci sia, non lo so, a parte che onestamente non so che utilità possa avere i contatti di Google in un cloud. No, cioè Google, ciao, ti saluto, smetto di dare i 500 contatti a Google. Teniamo conto che un cloud ha uno scopo, cioè è praticamente uno storage di file, per cui il suo scopo è quello di gestire file, non contatti, rubriche, cioè sarebbe fuori della sua natura. I contatti che ha un cloud non sono tanto contatti, ma sono utenti che gestiscono il contenuto, cioè lo scopo è quello lì, perché c'è Google, in realtà ha Google Contacts che è un'applicazione, Google Drive che è un'altra, che è un cloud, e ne ha, cioè Google è il contenitore di più applicazioni, poi sta a me decidere quale voglio utilizzare. Infatti Google Mail è un'altra ancora, cioè avere un mail server qui dentro non saprei cosa farmene, francamente. Anzi, utilizzo i mail server per mandare via notifiche o altre cose, casomai. E qui c'è la possibilità di editare anche. Ecco, ad esempio, qua ce ne sono, cioè, ho Office Libre, è sperimentale, attenzione, cioè, quando ci sono gli utility, guardare lo stato, sperimentale, qua vuol dire, tu mettila pure su, dopo può succedere di tutto. Per cui è anche ben specificato, questa qua mi fa l'editor online di file doc, XLS, PPT e tutti quelli di LibreOffice. Quindi è sperimentale, io la posso abilitare, conscio dei rischi, proviamo, vediamo cosa succede. È l'equivalente di Google File. Sì. Non ci vuoi mostrare un'altra cosa prima di questo? Eccola qua, la cartella applicazione, beh, esiste già, vuol dire, quindi adesso in teoria, vediamo. Se vado in applicazioni, c'era già, per cui a un meeting, vediamo cosa scrive, un open source schedulazione applicazioni fatto per un cloud. Anche qua per condivisione, scambio informazioni, a un pad, cioè ce ne sono, c'è anche per capire fino a che livello sono state sviluppate. Qua vedo anche 2,5 stelline. Secondo me, perché io ho installato la on-cloud la settimana scorsa e di queste cose che lui sta vedendo io non le trovo. Ecco, potrebbe essere, ecco, queste qua, ecco, cioè, per vederle, ecco, mi sono dimenticato, c'è, cioè, abilitare quelli sperimentali. Che giustamente, essendo robe a rischio, non te le metto subito lì. Certo. Per cui te le abito e quando li installi, cioè, anche se non funziona niente, non sta a lamentarti, insomma, fin fine. Mentre conviene andare di solito, anzi, se le disabilito, praticamente. Beh, c'è tanta gente che ci sta lavorando. E che fa, per quello dicevo prima, no? Il fatto, soprattutto quando ho quelle sperimentali, ma anche queste, e faccio l'aggiornamento tramite repository dell'on-cloud, magari qua funzionava, faccio l'aggiornamento e non funziona più niente. Quindi quello potrebbe essere un rischio, per cui... Mentre è più utilizzabile, diciamo, utilizzare, tipo, vediamo questa qua cosa fa. Ecco, supporta l'edito di documenti all'interno di un cloud senza la necessità di lanciare applicazioni esterne. I documenti supportano queste caratteristiche: edit cooperativo con multipli utenti simultanei nei file,
creazione di documenti all'interno di un cloud, upload di documenti, condivisione di file nel browser e condivisione all'interno di un cloud attraverso link pubblici. I file supportati sono ODT, DOC e DOCX. Direi che questo. Quindi sto qua, uno fa, lo abilita e magari ha un'utilità. Una buona cosa. Quindi Magari anche. anche dal telefono, se il telefono non ha l'editore, lo sta usando in remoto. Praticamente Lo usa in remoto. come si usa Sì. da remoto. Senza che sia installato. Eccolo qua, documenti, vedete che è stata creata nel Certo. pannello delle app documenti. Bellissimo. Eccolo qua. Ecco, vedete qua ci sono tutti i documenti che ho caricato, tipo ad esempio rimborso spese, quello del LUG, valutazione, soddisfazione. Apriamo questo qua, che è quello che dovremmo utilizzare, no, Bruno? E vedete la differenza? Non ha aperto LibreOffice, c'è proprio un editor interno. E qua uno può modificare, compilare il documento, insomma è una roba abbastanza carina. Chiaro che le barre qui che si vedono di gli strumenti sono abbastanza minimali, ma se devo editare, scrivere, basta e avanza praticamente. Ed anche, avete visto, c'è l'iconetta di condivisione subito anche, per cui a vederlo così sembrerebbe un buon oggettino, tutto sommato. Altra cosa che vediamo qua, andiamo in admin e dà degli altri praticamente criteri di configurazione. Ecco, c'è una cosa che è interessante, che per me è questa, il server di posta. Praticamente, che è interessante configurare anche se devo mandare via delle notifiche tramite posta. Di solito, se dovessi utilizzare un server di posta interno, si utilizza la configurazione SMTP, indirizzo del mittente, che è il mio indirizzo di posta elettronica, metodo di autentificazione dovrebbe essere, mi pare. La modalità video sarebbe quella che è dentro i Raspberry, questa. Beh no, cioè, allora, io, a prescindere da Raspberry, cioè Raspberry è il contenitore dell'oggetto, poi io qua non sono in Raspberry, sono in un altro PC, però io potrei essere in un ambiente che ha il suo server di posta, di cui io sono un client. Il mio client è, che ne so, alex@lugv.com, quindi me lo scrivo qua, metodo di autenticazione. Semplice, potrebbe anche essere richiesta, indirizzo SMTP del server per Gmail, il suo, che non mi ricordo mai qual è, le credenziali del server di mail e via dicendo, e dopo posso fare un invio mail, se può essere utile, anche se avete da provare anche questo qua, potrebbe essere utile, che magari potrei fare delle modifiche. Prendo lo spazio, E, o se no, esatto, per dire guarda che ho tizio. del tuo giga ne sei arrivato a 999,9, oppure guarda che ho modificato questo documento e via dicendo. Questo nella versione standard, nella versione enterprise praticamente queste funzionalità qua sono già previste, per cui l'invio automatico delle mail avviene senza che io faccia delle operazioni specifiche, sempre dovuto al fatto comunque la configurazione comunque la devo fare. Ecco i cron che ci sono anche qua per fare delle attività, mandare via delle mail a tempo, fare file di log, insomma, cioè, ne ha di cosa. E c'è un bel manuale ben fatto. Infatti, se noi andiamo in quelle che sono in file e quando installo a un cloud, mi ritrovo già dentro anche il suo manuale. Che è ben fatto, dire che c'è tutto praticamente, qua mi trovo già tutto come fare. E poi ci sono i forum, che sono una gran cosa, praticamente. Cioè, quando c'è qualche problema, prima di chiedermi qualcosa o star lì a scervellarmi oltre misura, guardiamo i forum. Il 9.1 devo dire che è un bel, cioè, manuale fatto per quelle che sono le configurazioni essenziali. Supporta accessibilità.
la versione, beh, insomma, sì. E quindi, sì, che c'era, quindi il problema della Raspberry. A che punto il Raspberry entra il Voyager? Sarebbe andato a provare. Ad esempio, la cosa che, mi ha stupito è che l'installazione di un Cloud su Raspberry, perché se un argomento che su web gira tanto, cioè si trova, ci sono tanti link, tante persone che l'hanno fatto. Comunque, non so se l'hanno fatto perché. Per masochismo anche. No, chiamo che avere un oggettino grande così, dove attacco solo la spina e do il mio banale, semplice Cloud, è anche carino, francamente. Ma io lo vedo come una specie di libertà, nel senso, invece che essere legato ai vari, cioè, multinazionali, cioè il mio cloud, nessuno mi guarda, ecco il momento. È a casa tua. Sì, ma tutti potrebbero averci. Esatto. No, sulle cose mi pare di aver visto qualcuno che diceva che con la Raspberry sulle 8-10 contemporanea comincia a essere il suo limite. Ma anche adesso si vedeva, perché quando tu chiedevi il documento o qualcosa, e dipende, non era molto vero. Ma dipende dalla connessione. Il tuo Raspberry, magari quando hai in upload, fa poco. Tu stai facendo download da qua. Ma la Raspberry a casa è upload. E quanto va? Non è sincrono, giusto? Beh, dipende molto. Il mio non lo è. Dipende molto dal collegamento che ho tra qui e la rete. Che se magari. Va bene, ma non anche il contrario. Nel senso, la Raspberry funziona in upload e tu invece in download. La tua adesso potrebbe fare 30 megabit qua. 80? 70? No, sono due cose diverse. Allora, io 80 megabit è la velocità di scrittura nella schedina, no? Ed è mostruosamente alta quando la raggiunge. Però quello che determina la velocità è il link del mio collegamento linea da qui a casa mia, praticamente, che se qua vado con un modem a 64 kilobit vado, oppure se ho la fibra vado via abbastanza velocemente, diciamo. Ma se avessi una DSL standard come c'era qua a Torri fino a poco tempo fa, caricare un file di un mega potevo andarci bere il caffè e tornare su. Ma lui diceva che le velocità di upload e di download sono diverse. Quindi tu ti aspetti magari da siti grandi, importanti, quando clicchi, tipo l'immagine di Fedora, e viene giù in 10 minuti, viene giù l'immagine. Sì, ma a casa tua però non hai quel serverone che hanno loro. No. E a casa mia farà 3 megabit al secondo, no? Anche se qui ho 100, anche se qui avessi 200, no? E quindi... Sì, ma ci sono due aspetti. Uno è... No. Cioè quello che io riesco a scaricare sulla mia rete, cioè fibra te la danno sempre asimmetrica, veloce in download, lenta in upload, questo. Perché non è fibra, se fosse fibra sarebbe sincrona. No, sono asincrone sempre. Dipende dal contratto, di solito. Credo che fossero un domani, pensavo che fossero sincrone. Dipende da quanto si paga. Dipende da quanto si paga, sincrono o no. Pensavo che... Esatto. Quello è un limite. Quello che dicevo io è proprio il limite della Raspberry in sé come hardware, che almeno da quello che, se non ricordo male, leggevo, il server Apache che c'è dentro, dopo gli 8-10 contemporanei cominciano. Se tutti si mettono a editare documenti. Se tutti tre, se vai in server per scaricare lo stesso oggetto, non è proprio. L'ultima. Curiosità da vedere, no? Si parlava delle apps. Dove sono le apps che vedevamo prima? Sono dentro la directory OnCloud apps e vedete che ci sono qua. Per vedere quelle che sono, c'è il calendario, documents, che è quella che ho appena attivato praticamente. Infatti, se guardate, 28 febbraio alle 22:28, perché prima non c'era e l'ho attivata. Ed era una di quelle previste, quindi se l'è scaricata e messa lì. Se invece io mi facessi la mia apps e volessi metterla nella Raspberry, cioè in OnCloud, non nella Raspberry, cioè in third party, praticamente, e qua ci sono le altre, e qua ci sono quelle praticamente, quelle, non si può dire, sperimentali, chiamiamole così. Io ne ho scaricata una, però non qui, l'ho scaricata in questo PC qua, che era quella, quella che si vedeva da qua praticamente, eccola qua, che si chiama... Eccola,
Off libero c'è, perché Raspberry 3 c'è praticamente. Questa l'ho scaricata da repository di chi ha sviluppato questo oggetto qua. Quindi dovrei trovarmela. Off libre. L'ho messa qua, credo, allora. Eccola qua, l'ho messa qua. Attenzione però qua, mettendola qua, piccolo dettaglio, da stare attenti ai diritti che gli si danno. Stessa cosa, cioè quando l'ho copiata dentro non andava niente, che cavolato, ho detto, non funziona l'app. Invece per farlo funzionare l'ho scaricata, scompattata e messa qui dentro. Infatti se guardo qua dentro c'è tutta una sua praticamente... Bisogna ricordarsi questo dettaglio, che non è sempre un dettaglio, praticamente il discorso di assegnare www.data, quindi ci si mette qui chown meno sudo chown meno r www.data off libre eccetera eccetera eccetera, altrimenti cioè, quando il web server tenta di accedere ai servizi di questa app dice l'ha fatta Alex, chi è Alex, e fine, non funziona. Insomma, non funziona per un altro motivo, ma è un altro motivo, invece proprio qui invece non era, diciamo, proprio abilitata per funzionare, quindi ecco, ricordarsi anche questi dettagli. Stai parlando di installazione a mano. Tutto a mano. Ecco, diciamo che l'installazione a mano, appunto, trovo utile farla, secondo me si capisce meglio come funzionano le cose. Quella automatica è pratica a livello di produttività, non c'è dubbio. Infatti avere la macchina virtuale e mandata lì, niente di più bello praticamente, non c'è niente da fare. Però quindi lì si capisce un attimo come funziona. Giusto anche per vedere, è lo stesso in caso che la linea non avesse dovuto funzionare, avrei fatto tutte queste dimostrazioni in locale. Infatti avevo fatto un'installazione anche qui, e qui non siamo collegati in remoto, ma siamo... sul PC, questo qua proprio fisico. Quindi andiamo sempre in var www.html, qua c'è un cloud e c'è la stessa cosa praticamente. Giusto per vedere anche la differenza, adesso questo qua chiaramente io non ho un IP statico qui. Quindi praticamente cosa succede? Infatti adesso si vede proprio cosa potrebbe succedere. Se io dovrei capire che IP ho, prima cosa, no? E dopo, una volta che ho scoperto l'IP, dovrei andare in config.php. Vero, non sono mica più diritti di amministratore, nulla. Ok, adesso Stefano dirà, ma perché lui è tastiera? Insomma, qualcuno lo aspettavo, l'ho anticipato, no? Che avrei fatto prima, in effetti. In config.php, e vedete bene che qua, quando ho fatto la prova a casa in DHCP, in quel momento aveva l'indirizzo 46, ma in quel momento l'aveva. Adesso facciamo CTRL ALT T, mi facciamo contento. Adesso l'indirizzo IP che è stato assegnato. Dov'è? Pulan 0. Sì, sul wifi. Eccolo qua, sì, il 109. Quindi cos'è che dovrei fare qui? Dovrei, era 0, 109, no? Dovrei andare qua, scrivere 0, 109. Ma lì il localhost non è sufficiente.
Beh, collegandomi dal PC qua basterebbe anche localhost, in effetti. È che se io facessi collegare te, ipotesi, e non entrerei, ti darebbe errore. Se metto invece 109, ti lascia collegare. In effetti basti localhost per collegarmi da questo PC. Non bisogna usare un'interfaccia che passa dalla 127.0.0.1. Esattamente, infatti proviamo. Quindi facciamo 127.0.0 onCloud, è quello qua, che non è quello di prima, è un altro, questo qua. Vediamo se era la password, non me la ricordo più, sì. Perfetto, qua sono entrato in un altro onCloud, infatti vedete che è diverso praticamente rispetto a quello di prima, che ho messo roba diversa dentro. Quindi adesso, se fate adesso, per, ovviamente ho modificato config.php, dovrei fare sudo service apache 2 restart per rendere operativa quella modifica lì, praticamente, altrimenti non funzionerebbe lo stesso. Comunque localhost funziona solo qui, a prescindere, però se doveste collegarvi voi da qua, se non mettessi l'indirizzo IP, nessuno si collega perché non è riconosciuto nessun praticamente dominio valido, in questo caso è quello locale, ovviamente da fuori non si entra comunque in nessun caso. Questo è a grandi linee l'oggetto, diciamo, come configurarlo, e quello che ho trovato io è stato molto semplice la configurazione e farlo partire praticamente. Ti chiedo una cosa, di pazienza, perché Moodle c'entra niente con questo, se non MySQL. MySQL che è usato anche da Moodle. Beh, diciamo, MySQL è un database che fa da struttura dati per tantissime applicazioni. MySQL, PostgreSQL, MariaDB. Ma potrebbe mettere su Raspberry anche, a parte che lui ha detto giustamente 8 persone, già potrebbe già essere il suo limite, no? Però usare Moodle su questo non lo avete preso sulle scuole, per esempio. Moodle è un learning, no? Sì. Un altro applicativo, cioè un altro oggetto che fa la sua funzione. Questo oggetto qua sfrutta un database che credo che parte di PHP, MySQL, MariaDB, dopo anche PostgreSQL, supporta parecchi. E adesso la prima volta che io ho provato a installarlo non avevo neanche MySQL ed era partito lo stesso. Comunque ho quasi l'impressione che comunque un qualche mini database per il fattisuolo da qualche parte se lo usi, perché la prima volta era partito anche senza avere un database attaccato. A parte questo, però database è un discorso che gli serve per supporto, come database MySQL serve da supporto a tantissimi applicativi come gli e-learning, come gli grouper, mi chiedevo, siccome voi avete aiutato qualche scuola, cioè avete partecipato a qualcosa, no? Avevo capito bene, nelle scuole c'è stato qualche bisogno di mettere un Moodle? No, in questo momento che io sappia, no. Non so né cosa usino, se usano. Le scuole che abbiamo visto noi, utilizzo come applicazioni web che abbiamo visto, proprio il upload in particolare. Sì, ecco, è proprio di servizio. Una cosa che mi sono dimenticato di farvi vedere è il client locale. Ad esempio questo PC qua ha un client, vedete che questi iconcina qui in alto? È praticamente, uno va dei repository e si installa il suo client locale. Questo qua cos'è che mi genera? Nella mia home, praticamente, qua Alex che è la mia home, c'è una directory a un cloud, e vedete che è il mirror di quello che si è visto dall'altra parte, cioè se io cambio qui e sono connesso, automaticamente mi sincronizza dall'altra parte. Ecco appunto per far capire che i client sono degli agenti di sincronizzazione. Io posso cambiare e mi trovo sincronizzato, oppure qualcuno cambia di là e mi trovo sincronizzato di qua. Questo te lo scarico. Però a differenza di Dropbox, se tu non hai diritti su certe cose, tu puoi fare quello che vuoi, ma non viene cambiato di là e neanche di qua. Allora, chiaro, devo essere un utente tra quelli permessi nell'on-cloud server. Se tu puoi solo guardare, ma non modificare, certo,
tu puoi tentare 100 volte e dire non puoi farlo. Sicuramente. Io posso dire tu guardi solo e non fai nessun cambiamento. Basta flaggare quando crea l'utente che attività può fare nei file di sua competenza. Questo qua andate nei repository e c'è un cloud, si scarica e fa questa attività qua. È abbastanza, cioè è utile perché vedete se è sincronizzato c'è la freccetta verde. La domanda che ho fatto un po' di tempo fa che era esiste una versione portable? Perché ti spiego, io avevo una versione portable su Chiavetta, per cui sulla Chiavetta in modo trasparente lanciavo e avevo subito la possibilità di metterci dentro qualcosa, una foto fatta nel momento, un documento appena fatto, e subito tutti potevano avere questa risorsa disponibile. E dopo di tempo, da 2 anni che un sito tedesco che faceva la versione portable non riesce più a ricostruirla perché hanno cambiato delle modifiche in coso, e ti chiedevo se esisteva la stessa cosa, se sapevi che esisteva la stessa cosa anche su OnCloud. Su OnCloud c'è una versione, può darsi, perché se ha tutte queste possibilità c'è una versione, vediamo come si chiama. Comunque vabbè, dai, è stato molto... No, forse magari quello che chiedi te è, come dire, impostare il percorso di sincronizzazione su una Chiavetta. Non solo, che anche se non è installata sul computer, che spesso a volte è disabilitata la possibilità di metterci qualcosa, tu hai delle versioni portable che funzionano lo stesso, indipendentemente dalla possibilità che tu possa installare o non installare le cose, e che in locale fai il mirror, come ha fatto qua, delle cose che tu stai... E nel momento in cui sei là presente, se ci aggiungi un oggetto o qualcosa, automaticamente il sistema lo replica nella rete e gli altri con cui condividi hanno al momento, subito, senza installazione. Non ho capito se ti hai detto di attaccare al lato server, perché poi quando lo stacchi computer, dove ti metti? Come dove ti metti? Lato client? Vabbè, allora, computer, perché se ci sono computer, metti, preferivo l'hard disk, metti un hard disk dove ci sono tante altre cose, tra cui anche degli oggetti portable, tipo GeoGebra, vai, ce ne sono un sacco di robe. Vabbè, ma quando stacchi la Chiavetta, diciamo che se come introduci la Chiavetta e la stacchi, cosa fai? Cioè in realtà lasci in moco o cosa viene installato? Non ho capito. Tu puoi installare con cloud, client, sul tuo computer, no? No, ma se non posso installarlo, guarda che spesso non si può installare. Tu, io insegno a scuola non ti fanno fare niente. Quindi avere una versione portable è fondamentale, tipo GeoGebra. A volte mi trovo un giorno per l'altro che non c'è GeoGebra. Che faccio? C'ho una lezione da fare, ho dei compiti da svolgere, capito? Quindi avere una versione GeoGebra o Maxima già pronto, lo metto dentro e non me ne frega niente che mi diano o no la... Cioè mette che l'eseguibile sulla Chiavetta, cioè diciamo al giro. È un eseguibile che viene lanciato anche se non hai di accesso all'installazione, no? Come root, come supervisor, quello che è, no? E il Dropbox era un'altra cosa, no? La stessa cosa. Io, senza far danno a nessuno, ho una versione portable, nel momento in cui ho questa versione faccio qualcosa? Ho una foto, la butto a D o faccio un disegno e automaticamente è condiviso subito, non serve che arriva a casa è carico, yeah? Però comunque serve. Hai la lavagna, sì, fatto qualcosa sulla lavagna, hai print screen, butta dentro, fatto. Ma lui non dice una mancanza di connessione, dice impossibilità di installare. A quel punto apri il browser e fai questa cosa dal browser, senza neanche la portable, senza neanche la Chiavetta. Se connessione web. Ma è diverso per il Dropbox, avete usato come applicativo e come web, come sistema web, sono delle robe diverse, no? Uno è un po' più smart e l'altro invece è un po' più pesante, no? Non è la stessa cosa a usare Dropbox come con l'interfaccia di Firefox. Comunque su GitHub c'è un encrypted, un cloud portable client, non so se sì, 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 sì. Ma sicuramente la cosa mi interessa. Può essere che ci sia qualcosa. Comunque circa 2 anni che Dropbox non è più utilizzabile con la versione portable. I tedeschi stanno facendo i salti mortali, ma non niente. Non so
se sapete, due anni fa hanno fatto delle modifiche, è uscita la versione nuova di Dropbox che aveva qualità, particolarità diverse. E da quel momento. Ah, io dirò, per quanto concerne il cloud per uso personale, dare i miei dati in pasto, cioè non so dove, onestamente non mi piace. Questa qua potrebbe essere una fissa mia, eh. Il fatto di averlo a casa mia. Ok, sono cosciente di quello che faccio a casa mia, praticamente i miei dati sono a casa mia, io ne sono responsabile. Là do i miei dati, le mie informazioni, che per quanto professionali possono essere, che per quanto eccetera, non so chi siano. Già Gmail, diciamo, l'accetto a malincuore. Certo. Per cui... Il vantaggio della affidabilità. Esatto. Chiaramente un Dropbox, un Gmail, un Google Drive non avrà, cioè, avranno un livello di affidabilità decisamente superiore come ordine di grandezza, più ordine di grandezza rispetto al mio servizio di casa. Uno deve trovare il trade-off. Io sono un po' maniacale su certe cose, dare dati in giro a destra e a manca mi piace poco, francamente. No, ma io li anche a me. Però in questo contesto... io insegno in una terza, quarta, quinta superiore e quindi ogni classe ha una cartella e nella cartella ci sono dei documenti che io condivido solo con quella classe e sono delle cose limitate. Non sto pensando mia figlia è andata in Africa, mi fa le fotografie e alunni o persone non autorizzate vedono che cosa ci stiamo scambiando, un'altra roba. Ci sono delle cose che pensi di condividere e delle altre che invece sono personali. Certo. Per esempio, il file punto fetchmail.rc penso che non sarebbe il caso che lo vedessero, però magari me lo porto dietro perché a volte non mi ricordo tutto il password, no? Certo, sarebbe difficile metterlo qua dentro perché hai paura, che non sai come proteggere, cioè perché ci sono dei problemi di sicurezza, no? Ci sono quindi delle cose sì e delle cose no. Esatto. E delle cose forse. La cosa intrigante è che insomma, che sarebbe bello perché sono cose tue e non sai più che te le porti dietro. Esatto. Chiaro che poi c'è la quantità di servizio, è uno dei fattori che uno deve bilanciare. Impareremo. Chiaramente che se sono in giro per il mondo e ho bisogno di avere la certezza del dato, se a casa mia tolgo una corrente sono bello più fregato, voglio dire. Magari aspetto domani. Quindi prima che invece... però forse l'anno scorso c'è stato uno che ha fatto una serata sul cloud fine primavera, inizio estate e ce l'ha spiegata quella sera dicendo ero andato all'estero, no, e facevo le foto e i miei parenti potevano eventualmente guardare. Non eri tu? Sul fatto che magari non so, in famiglia uno è da una parte e dice ma non sono stato, ti mostro queste cose, avevo capito questo quella sera, e tu che avevi sequenza dei dati è interessante, no? Che posso migliorare, cioè, comunque abbiamo capito il locale come fare normali, un percorso che è sincronizzato e distribuito a tutti quelli che hanno la chiave d'accesso. Per esempio, chiaramente poteva essere completamente criptato, quindi sì. Sei abbastanza tranquillo. Personalmente mia figlia è andata in Africa l'estate scorsa e le fotografie ce le condividevamo con si chiama Telegram, quindi non è che le cose e vedevamo sono andate qua, ho visto di questo pizzini, va bene, dai, erano pizzini. Ma tipo rispetto a soluzioni tipo Western Digital, MyCloud, queste cose qui, oltre il prezzo che è il motivo per cui secondo me è diffuso farlo su Raspberry, che invece di comprarsi... Ah beh, ecco, MyCloud e Western Digital lo vedrei come un oggetto... praticamente fatta apposta, sanità hanno qualcosa in più rispetto no, a... francamente no, cioè diciamo che allora, MyCloud è molto buono come oggetto anche perché anzi rispetto alla Raspberry prendendo le versioni più sofisticate potrei avere configurazioni RAID di dischi all'interno, cioè con la Raspberry mettermi a fare un RAID di chi avete cioè, Alessandro ne ha voglia che poterlo fare però cioè, diventa un po' più impegnativo. Là mi posso trovare già dischi da 2 terabyte in RAID ed è già, cioè, già essere un hosting abbastanza professionale. Come interfaccia
praticamente esattamente uguale a questa, non ha cose differenti, chiaramente uno dice beh, consumo energetico più alto. Però no, vabbè. Perché quando devo trasferire dei file nella rete di casa, no, vedo che la velocità è 8 megabit, no? Cioè se blocca a 7 rotti, 8 fa un picco 10, dopo se blocca. E probabilmente se quello che tutti sperano via, forse c'è stanca di test nella rete che dicevano le velocità varie, P3, P4, tutte queste robe qua, no? Sì. Che si spera che esca una versione che non abbia la condivisione USB con Ethernet, no? Ecco, tutto che dicevi io a caso anche la soluzione MyCloud a singolo disco praticamente, non ho la configurazione come sono RAID. E dove l'hai comprato? Su Amazon? C'era una volta un'offerta Media World a 110 euro l'anno scorso, con una disc da 2 tera, devo dire che va bene, infatti più che come cloud la uso come backup, praticamente i PC si collegano, si scarica, poi se mi serve da fuori, l'attivo e mi collego. Ecco, ho un limite. Ma l'alimentazione come ti fa? L'alimentazione... A parte? Sì, non è attaccato un PC a un cloud, è un hard disk di rete, un NAS, chiamano proprio un NAS sì. A tutti gli effetti. Lo si collega al router, ci si registra a MyCloud di Western Digital, quindi c'è la furca caudina di chi ti dà il servizio, quindi ti colleghi via web praticamente. Ecco, tra l'altro, ecco un limite che mi sta qua di MyCloud, non funziona sotto Firefox, non funziona, cioè non riesco a logare sotto Firefox da quindi Chrome sì? Da PC, neanche Chrome va punito in Explorer. Da quel momento lo uso come dispositivo di backup. Ah, pensavo per battere. Ma sono vuole condividere i dati anche il router della Telecom ti lascia attaccare dietro un hard disk USB che ha dei rubimenti di condivisione. Sì. Dipende, cioè, la cosa secondo me divertente di un cloud è la scalabilità, nel senso che noi lo usiamo in azienda, comunque con server, e si può usare anche su Raspberry, dunque cioè, la cosa che secondo me è ben riuscita del progetto è che è molto flessibile, molto scalabile. Sì, per me che devo aspettare in un futuro. Il futuro sta arrivando, no? Certo. E quindi intanto impari questa roba qua. Poi di fatto. Non è che faccia niente di così stravagante. Infatti uno che usa, come si può dire, MyCloud oppure che usa Dropbox e usa un cloud, cioè è la stessa roba, cioè, l'interfaccia è la stessa, le funzioni sono le stesse, cioè non ci sono problemi, cioè, onestamente il manuale non è che quasi guardato per l'usabilità. C'è da guardare qualcosa sulla configurazione, ma sono quelle 10 cose che abbiamo visto. Però qua ti consente delle cose che Dropbox solo a pagamento te le dà. Beh, diciamo, Dropbox no. Ti può dare, se tu vuoi l'estensione, adesso non so quali siano i limiti di gigabyte, ultimi 15 bisogna pagare praticamente. Poi gli attacco un hard disk da 1 tera o un hard disk da 1 tera, non è un problema. Come utenti non c'è problema, se ho i rallentamenti al posto della Raspberry uso un server praticamente, allora io tutto quello che voglio. C'è solo il problema dell'upload. Quello dipende, magari se te lo dà Dropbox, il suo upload è. No, se sono un'azienda e ho un contratto di un certo tipo. Un'azienda che ha appunto mi cambio anche un contratto particolare, quindi il suo. Se io sono un'azienda che deve distribuire file, ovviamente certo. La in uscita è una cosa importante. Se devo fare navigazione, la velocità in uscita non serve poco. Dipende sempre da. Infatti quando si fanno queste scelte, quello che fare è l'analisi del contesto, praticamente, vedere qual è l'obiettivo che si vuole raggiungere, vedere gli strumenti che saranno a disposizione, poi progettare in base alle tue esigenze quella che è la soluzione. Allora devi aver modellizzato esattamente quello che va meglio. A livello aziendale ci sono determinati parametri da tenere in considerazione, sicuramente continuità, affidabilità. Comunque, ascolta, sempre nel discorso sicurezza, eccetera, ricordo a memoria adesso in modo un po' vago, però ricordo di averla letta, che qualcuno aveva scritto un how-to
su come farsi un disco criptato su Dropbox, e quindi con un, dei codici particolari che tu su Dropbox avevi un fileone che si apriva da remoto, track, e in maniera che tu potevi mettere delle cose anche particolari, personali, che non vuoi che neanche loro ti guardino, tipo, non so, punto fetch mail rc e niente, insomma, quindi non si può fare, potresti fare anche questo, anche su questo volendo, probabilmente magari fare un lavoro precedente, approfondire, eccetera, però c'è sempre il fatto della velocità. Eh sì, chiaro. Li salva in maniera criptata sul, cioè sull'host dove sta girando cloud, come vengono salvati i file? I file in database. Oltre il nome e l'indicizzazione. No, non credo, non credo venga criptato il contenuto. Non mi sembra questo qua. Non so se c'è un. Una possibilità, sarebbe da vedere. Che LT che hai là? Anche perché c'è saltato questo famoso hard disk da un terabyte, c'è l'attacco e dopo quello devo spostare per farsi guidare. Beh, c'è tutta la parte. Beh, c'è, allora, se io attacco un hard disk, cambia la configurazione di installazione. Cioè, adesso se metto l'SD card lo faccio in locale, è tutto semplice, molto più semplice. Se attacco un hard disk esterno, praticamente c'è la directory dev praticamente che mi dà un ID del mio hard disk. Allora, cosa è che devo fare? L'ID di quel hard disk lì devo montarlo in automatico nella directory mount e devo spostare tutto quello che c'è sotto var html, devo spostarlo tutto quanto di là, se voglio tutto quanto il servizio nell'hard disk, e svincolarmi dal PC, dalla Raspberry. I file vengono memorizzati nelle cartelle di var HTML. Esatto, sono dentro là praticamente. E lì sono in chiaro, qua sta là. Praticamente, perché vengono restituiti. Ma per il nome che sta per il contenuto. Esatto, sì. Non si può tipo. Mi sembrava di aver visto che. Magari c'è quello a pagamento. Che c'era la possibilità anche di criptarli. Chiaramente se cripto aumenta la lentezza del sistema. Un'altra cosa interessante sarebbe vedere le versioni, perché per esempio Google Drive fa anche questa cosa che è comoda delle versioni. Qua non c'è il versionamento. Neanche quello no. Pagamento. Non ho scritto versioni su un tab che aveva parlato, questo è l'ho appena visto. E di quello lì. Poi diciamo c'è la storia, ma non è che io possa ricostruire i file delle versioni. È sicuro quanti anni che ho? No, ho visto prima. Ecco lì, a destra versione. Non so, descrivendo l'altra versione. Però se proviamo a modificarlo magari un po' di sopra. Andiamo, facciamo una prova. Dopo ti domanda 5 euro e provo di salvare. E io criptare tutto quanto. Non mi resta neanche modificare questo qua, per cui. Magari provate a aprirlo tramite l'applicazione Document che hai installato. Secoli fa. Secoli. Secoli.
Ah, bene, però che è la versione vecchia. Esatto, sì. La versione vecchia, sarà da vedere se li tieni tutte, anche lo storage varrebbe di sì. Probabilmente ci avrà il delta, cioè la differenza tra quello e l'altro. Sì, perché, cosa carina anche questa, francamente. E che tiene anche le versioni precedenti. Quindi c'è. Diciamo che... Il file vecchio sempre anche interessante, soprattutto se magari io sto lavorando, tu stai lavorando, poi lo modifichi, le modifiche se sono diverse, vogliamo capire quale tenere o cosa, quindi altra buona cosa in effetti questa qua, decisamente. Ma tra l'altro anche in quella gratuita, sì, si potevano metterla effettivamente per parlare, tanto per dare un motivo. È che dopo vedo una cosa positiva di questo, che ha continui aggiornamenti, quindi vuol dire che la community è molto viva sotto, che l'ho scaricato poco più di un mese, neanche un mese fa, la 9.1, c'è già la 9.2 e continua a evolvere anche, per cui è un buon segno, vuol dire che sarà un prodotto, cioè, che sta avendo successo anche. Ma ad esempio se riescono dalle anteprime, sì, non proprio... Sì, beh, le anteprime... Google Drive, Fox, sì, le anteprime... Sì. Però beh, niente, più qua sui testi magari no. Ti te lo apre in. Cioè, ma può darsi che ci sia. Questa qua è qua. Però è solo immagine. In galleria è può darsi. Ma l'anno scorso avevi presentato un'altra cosa, non si chiamava Oplo. L'anno scorso di backup. Sync, cos'è? Sync? No, mi sa che non funzionava per quello che volevi te, perché tu dicevi. Io voglio mandare qualcosa e poi lo cancello. No, no, e se una cosa di sincronizzazione se la cancellavi, spariva anche dall'altra parte. No, no, quindi no, non è quello lo scopo. No, no, non è localizzato. Fai anche quel discorso, ma è un'altra cosa. Hai aperto completamente il documento in PDF, questo qua. È un cloud. Sì, perché c'è l'app che altrimenti aprirebbe il visualizzatore di PDF. Quello è proprio all'interno di un cloud questo. Questo ha preso roba. Sì, beh, c'è un visualizzatore. L'interno è... No, sto qua è dentro un cloud. Perché c'è l'app che gestisce il PDF. Abilitata. Ma questo però mi pare che sia Acrobat, come è fatto? Non è quello che abbiamo stato prima. È un PDF, uno di tanti viewer PDF che adesso non so come l'abbiano, quali sia, però se guardiamo ad esempio quelle che sono le app, tra quelle abilitate c'è anche quella del PDF, sarà una di queste. PDF viewer, vediamo cosa dice, PDF appunto, vedete che è in JS, che è quello che si vede più grande, esatto, che anche Logic c'è, lui lavora via web, per quanto userà lo stesso plugin, gli stessi JavaScript praticamente, eccolo qua, le Mozilla, GitHub, PDF, pure è lo stesso, che è il viewer di Mozilla, esatto, è il viewer di Mozilla, eccolo qua, lo si vede da qua. Per cui niente di nuovo praticamente. Bene, andiamo questa sera.